بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cari fratelli, sono in ritorno da Roma, perché sono venuto a Roma perché sentivo il bisogno di recitare il Sacro Corano ad alta voce davanti all'ambasciata svedese qui in Italia. E Roma comunque non è la mia città, abito, io sto a più di 500 km da Roma. Vabbè, comunque mi è piaciuto fare questo gesto qua, che è molto bello e penso che sia una buona sunna da fare, che magari altri fratelli possono copiare, diciamo come risposta a questa, come risposta diciamo a quello che fa lo Stato svedese nel permettere l'umiliazione del Sacro Corano. Perché dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chi immette una sunna buona avrà la ricompensa di questa sunna e la ricompensa di coloro che faranno di questa sunna qua. Ok, tralasciando questo, io cosa ho capito? Cioè, non è che ho capito proprio venendo a Roma, però lo capiscono tutti. Nei paesi occidentali c'è bisogno che la umma faccia da'wa sul serio all'Islam. Cosa intendo nel fare da'wa sul serio all'Islam? E da'wa soprattutto pubblica, perché l'Islam è l'unica religione che ha tutte le argomentazioni per convincere le persone proprio logicamente ad appunto entrare in questa religione. Noi abbiamo tutte le argomentazioni più belle possibili del mondo per sostenere la religione e abbiamo le risposte a tutte le domande che magari gli occidentali possono farci, e possiamo dimostrare che la nostra religione, la nostra etica, cioè è molto meglio della loro dal punto di vista etico. Quello che ci vuole è appunto fare una da'wa sul serio per queste persone. C'è bisogno di siti web, c'è bisogno di video su YouTube, c'è bisogno di fare da'wa per le strade distribuendo volantini, libri, brochure e tutto quanto. C'è bisogno di questo, c'è bisogno appunto di incontrare la gente, di parlare con gli italiani, gli europei, chiunque di questo, perché subhanallah a noi come argomentazioni non ci manca niente nella religione, abbiamo tutte le argomentazioni più belle possibili del mondo, cosa che non hanno le altre fedi, pure anche l'ateismo. Per esempio pensiamo al cristianesimo, il cristianesimo ha tutti gli strumenti diciamo per la pubblicità diciamo della sua religione, dispone di grandi missionari, di grandi mezzi per la trasmissione della religione, tutti i mezzi di stampa, diciamo è una religione che ha tutto, che il suo limite diciamo è la fantasia, diciamo. però il cristianesimo non hanno argomentazioni, ed è per questo che è una religione debole. Hanno tutti gli strumenti mondani più belli possibili e immaginari, ma manca loro le argomentazioni. Come si fa a convincere una persona a credere in tre persone che non sono tre dei, ma uno non può far niente senza l'altro, quindi che deo è se non può far niente senza consultare l'altro? E se fossero dei, cioè lasciamo stare, poi il Dio che si autocrocifiglia, cioè non entriamo in storia. Ovviamente non hanno una religione logica, lo stesso anche l'ateismo. L'ateismo ma perché va avanti? Non è perché è una religione logica, perché logica è l'universo che si autocrea da solo. L'ateismo sta solamente perché fa leva sulla libertà, che dice tu quando sei ateo fai quello che vuoi, quindi va diciamo facendo leva su questi istinti dell'uomo di libertà, dice fai quello che vuoi. Solo per questo l'ateismo va avanti. Invece l'Islam va avanti grazie alla logica,
grazie alla conoscenza. A noi ci mancano solamente quei mezzi mondani e le risorse umane che possono fare dawa, che possono predicare l'Islam in giro per il mondo. Questo è quello che ci manca, però noi abbiamo la religione perfetta, alhamdulillah, e grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala. Ditemi le vostre opinioni, cosa pensate, perché ragazzi, se non siamo noi a chiamare queste persone ad Allah subhanahu wa ta'ala, chi lo farà? Anzi, saranno loro che sono i deviati, che non hanno la verità, a cercare di trascinarci nella loro voragine, nel loro declino. Ed è questo quello che non ci deve essere, purtroppo. E questa cosa qua della dawa non è una cosa, diciamo, che si può fare in più, in meno, è una sunna, non una sunna, è un obbligo, in questo paese è un obbligo. I nostri figli, cioè le nuove generazioni, cioè abbiamo una responsabilità, i padri di famiglia, le madri, abbiamo una responsabilità.